Dare visibilità alla sclerosi multipla significa due cose, significa sensibilizzare su una condizione di vita che è un problema sociale serio in Italia, ma significa anche dare contezza e dare visibilità ai risultati che come associazione insieme a tutti gli stakeholder abbiamo raggiunto in questi anni, a partire dal 2015 con la Carta dei diritti, con l'agenda della sclerosi multipla e con il nostro quarto barometro che esce quest'anno e che riporta i dati aggiornati di una fotografia della sclerosi multipla che ci restituisce un'Italia con delle regioni più virtuose e delle regioni in cui ci sono ancora delle cose da mettere a punto, da portare a sistema. La situazione in Campania purtroppo non è delle migliori, abbiamo dei problemi soprattutto per quanto riguarda la presa in carico delle persone con SM nei vari centri clinici della regione. Abbiamo dei grossi problemi anche per quanto riguarda la riabilitazione che è affidata purtroppo per il 90% a dei centri privati anche se convenzionati. I centri però purtroppo ovviamente per dare un buon servizio alle persone non riescono ad accogliere un elevato numero di pazienti e quindi le liste di attesa si allungano tantissimo. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo ancora delle difficoltà perché molte persone ci segnalano difficoltà ad accedere al mondo del lavoro e chi è riuscito ad accedere al mondo del lavoro e ha la patologia non sa come comportarsi con il proprio datore di lavoro per paura di essere licenziato o comunque di avere dei trattamenti poco favorevoli a dire di avere questa patologia.